sabato 30 gennaio 2016 al Lucca Center of Contemporary Art è stata inaugurata ufficialmente la mostra Colore Assoluto di Marcello Bartalini. L'esposizione era già stata aperta al pubblico dal 12 gennaio, ma oggi è stata fissata la data per il vernissage. Tanto pubblico, tanti artisti, tanti critici d'arte. Iniziamo la serie di interviste con il direttore generale Maurizio Vanni, che ha lasciato la sede pochi minuti fa, ma noi siamo riusciti a intervistarlo alla fine della presentazione al pubblico della mostra, e quindi passo velocemente la linea alla regia per l'intervista a Maurizio Vanni e a seguire quella di tutti gli altri importanti ospiti giunti oggi a Lucca in via della Fratta, nella sede del Lucca Museum, per questa importante inaugurazione, e poi alla conclusione intervista a Marcello Bartalini. È stato il direttore generale Maurizio Vanni a presentare al pubblico la mostra di Marcello Bartalini, e ora ovviamente noi chiediamo la cortesia a Maurizio di ripresentarla per la seconda volta a beneficio dei nostri telespettatori. Intanto, Fabrizio, è sempre un piacere rivedervi, è sempre bello ritornare alle origini. Ricordo le tante cose che abbiamo fatto insieme, quindi adesso averti a Lucca è un privilegio, un piacere. E parlare di un personaggio come Marcello Bartalini, sì, è un personaggio in fondo, è un progetto, lui stesso è qualcosa di speciale, una persona che fa tutto in modo profondo, particolare. Ricordiamo che viene dal mondo dello sport, dove si prepara la competizione con strategia, studio, vocazione, missione. Ebbene, lo stesso format l'ha applicato all'arte. È un cucciuto, un testardo, è una persona che vuole arrivare, ambizioso. E attenzione, essere ambizioso non è un limite per un artista. Anche artista è un parolone, ma in fondo se lo merita proprio perché ha ancora voglia di applicare la strategia del mestiere. Si sente ancora legato alla materia, legato ai legni, ai colori. In fondo non c'è un progetto artistico, c'è un progetto culturale in lui. E ha il coraggio di raccontare e raccontarsi attraverso ciò che fa. E ha il coraggio di non dover spiegare ciò che fa. E Fabrizio, quante volte ci chiedono: ma cos'è arte, da cos'è non arte, ma l'artista quali caratteristiche dovrebbe avere? Ma in fondo l'artista racconta una storia, la racconta con i materiali che sceglie, la racconta con proposte divisive, la racconta mettendoci la faccia e in qualche modo connotando la sua esperienza attraverso aperture fantasiose e creative. Ebbene, io questa coerenza la vedo, Fabrizio, e non sto in qualche modo dicendo che sarà l'artista del terzo millennio. Io dico che il coraggio, la voglia di sognare, l'amore per la vita, l'essere positivo nella vita è una bella risposta, in fondo, è un bel modo di creare qualcosa che può essere attaccato a una parete e può essere anche ospitato in un museo. Maurizio, possiamo dire che se c'è un filo rosso che lega l'attività agonistica sportiva di Marcello Bartalini alle opere del Marcello Bartalini artista, è proprio il variopinto mondo del ciclismo, perché i colori sfavillanti che ci danno il senso della festa quando nella nostra città o nel nostro paese passa il Giro d'Italia, ovviamente passa la festa che ci riporta ovviamente indietro alle feste di paese, eccetera, eccetera. Questi colori credo lui ormai li abbia nel DNA, li abbia assimilati proprio da questo suo trascorso agonistico nel mondo del ciclismo. Intanto dobbiamo dire che si è predestinati a Olimpiade, ma al tempo stesso dobbiamo concederci agli allenamenti, alle prestazioni, alle performance per arrivare a conseguire un grande traguardo. E poi arriva il successo, poi arrivano colori. Io credo che sia questo in qualche modo che connota Marcello. È il mondo del ciclismo variopinto, il mondo del gruppo che passa e la gioia. Io sentivo mio nonno quando mi raccontava dei giri durante la Seconda Guerra Mondiale e dei nomi che non ho mai conosciuto, e della gioia che lui diceva: noi andavamo a vederli passare, e quando passavano era una gioia, era qualcosa che ci faceva piangere, e ogni volta che mi raccontava queste cose scendevano lacrime nel suo viso. Ecco, Marcello ha avuto la soddisfazione di vedere e di vivere questo del bello del ciclismo, però si ricorda Marcello dei sacrifici, delle rinunce che ha dovuto fare e dell'impegno fisico che ha dovuto manifestare. Io penso sia questo il progetto di Marcello. Si rinchiude in casa, lavora giorno e notte per tirare fuori qualcosa. Questo qualcosa non può essere, Fabrizio, distaccato dal suo mondo passato, perché è chiaro, una persona che mette se stesso in ciò che fa. Ma al tempo stesso, ripeto, per la prima volta forse mi senti dire che il progetto di una persona che non è detto
sia il fuoriclasse, ma è il lavoratore, è una persona cocciuta, è intraprendente, si mette lì e costruisce, vuol cambiare. Mi piace questo di Marcello, che non è, ripeto, non è presuntuoso, sa qual è il suo limite, ma vuole arrivare. E ricordiamoci che una persona che vince una medaglia d'oro non è solamente un super atleta, ma una persona di forte motivazione e che ha una grandissima forza mentale. E questo lo vedo nei suoi variopinti colori e lo vedo nel desiderio di cambiare, di modificare, di passare oltre. Non crea serie di opere, non è un artista seriale. Cambia e cambia per scoprire e scoprirsi. Quindi il mercato non so come risponderà. Certamente è degno di essere preso in considerazione. Io condivido pienamente quello che tu dici, perché io ho conosciuto il Marcello Bartalini, campione sportivo, l'ho ritrovato campione dell'arte, e quello che tu dici è vero, ha la stessa determinazione che ha il campione di voler vincere a tutti i costi. Lui si è prefisso in testa un progetto artistico che lotta quotidianamente per poter realizzare. Però io ci vedo in questi quadri anche l'energia, la potenza fisica che lui aveva in gara, oggi questa energia, questo strapotere energetico lo trasmette integralmente nelle opere. Sono d'accordissimo. Oltre alla parte emozionale, la parte passionale, la parte artistica, c'è una grande fisicità nelle sue opere, che in qualche modo cercano quasi un rapporto percettivo tattile. Ora, non potremmo ovviamente sistematicamente andare a toccare le opere con le mani, ma vedrete dal vivo, spero che i telespettatori abbiano voglia di fare una girata a Lucca, vedrete realmente un qualcosa quasi di enigmatico e di magnetico, che cerca un contatto. Questa fisicità che corrisponde anche alla propulsività fisica, ma al tempo stesso è anche una materia che si plasma sotto le sue mani. E ripeto, dire di un artista, di un pittore che ha mestiere non è un'offesa. Dire che siamo anche bravi artigiani, noi italiani e noi toscani, non è un'offesa, perché prima di arrivare a creare delle acrobazie incredibili e raggiungibili, un artista deve avere le basi solide della conoscenza della materia, della luce, del colore e della superficie. Marcello Bartalini ce l'ha. Ce l'ha perché è umile, ce l'ha perché si mette in discussione ogni giorno, ce l'ha perché mi manda i messaggi delle opere che sta per finire dicendo: Maurizio, sto rischiando, non so se mi piace, ma questa è nuova. E si mette in discussione, mi piace questo. Possiamo dire, Maurizio, che lui ha la mentalità del corridore della kermesse a tappe. Ogni giorno magari arriva primo, però la sera va a letto già col pensiero che il giorno dopo c'è un'altra tappa e si deve impegnare per vincere anche la tappa successiva. Io intanto mi piace una metafora mentale. In questo momento probabilmente è un gregario di lusso per un campione, ma lui sa che può essere il finisher, può essere il titolare, quindi cerca umilmente di fare il gregario, ma sta pianificando come uscire e diventare leader di una nuova squadra. Quindi sta impegnando umilmente, ripeto, l'ambizione va d'accordo anche con l'umiltà, per trovare il suo percorso, la sua strada e rappresentare una compagine che poi probabilmente, grazie alla sua forza di volontà e grazie a un'altra cosa, Marcello Bartolini è amato dalle persone. Stasera c'è un pieno qua al museo, che per gli eventi collaterali non è consueto, quindi è amato dalle persone, rispetta le persone, si sacrifica per i suoi risultati. Il senso dell'amicizia. È una persona onesta, altruista, sa cosa vuol dire l'amore per la vita. Io credo, Fabrizio, che ci sono degli artisti che nascono predestinati, poi ci sono degli artisti che prendono mano la loro vita e costruiscono la loro carriera, il loro percorso. Bartolini è un po' questo, non è il Michelangelo reincarnato, ma una persona che avrà successo perché ci crede e se lo impone. E per fortuna la vita è ancora aperta a tutti coloro che hanno ancora voglia di rincorrere sogni possibili, e lo fanno anche attraverso una grandissima forza di volontà, perché poi alla fine di Eddie Merckx o di grandi ciclisti del passato ce ne sono uno ogni quanti secoli, ma ci sono anche grandissimi professionisti nei segni sportivi che possono vincere tantissimo grazie anche alla dedizione. Allora concludiamo l'intervista con il direttore generale di Lucca Museum, Maurizio Vanni, con diciamo una chiusura sportiva. Diciamo che oggi a Lucca è arrivato primo Marcello Bartalini dopo un tappone dolomitico, anche se le Dolomiti sono lontane da Lucca, però il traguardo con la maglia rosa arrivare a Milano ancora non è vicinissimo, e quindi lui ci si sta avvicinando a grandi passi. Aggiungo un particolare. Grandi pedalate. Sì, aggiungo un particolare.
è un passista in fondo, non è, diciamo, l'atleta perfetto per le salite. Lui ha fatto scappare gli scalatori e ha mantenuto il suo ritmo, è stato lì la sua forza, e poi si è ripresi piano piano con il suo ritmo, la sua dedizione, la sua persistenza e la sua costanza. Questo è anche un pensiero che voglio lasciare ai telespettatori. Certo che tutto è raggiungibile, certo che tutto è pianificabile, ma ci vuole un progetto, e al sogno deve sempre coincidere la consapevolezza dei nostri mezzi. Come ci ha detto poc'anzi Maurizio Vanni, sono stati tantissimi gli amici e anche colleghi artisti che sono venuti a Lucca oggi per rendere omaggio a Marcello Bartalini nel giorno del vernissaggio di questa sua importante mostra. Fra questi anche il pittore Fabio Carmignani di Pistoia, che avevamo un po' perso di vista, però i nostri telespettatori più attenti lo ricorderanno protagonista in una mostra che si tenne al Pantarei qualche anno fa, ora è passato un po' di tempo, nella zona del Ponte Rosso a Firenze, locale che poi cambiato fisionomia e non ospita più mostre d'arte, però ricordiamo con piacere quella tua presenza, Fiorino. Sì, ora siamo qua a Lucca alla mostra del mio amico grande campione del ciclismo, che ha tradotto questa sua passione che aveva un tempo per lo sport attualmente per l'arte, e per me è stata la prima volta che vedo queste cose materiche dal vero, perché le avevo viste con delle mail che mi aveva mandato e devo dire mi hanno colpito molto, soprattutto questa continuità candischiana, diciamo, di dare a ogni colore il contenuto, cioè ogni colore contenuto dentro a una forma, però lui lo fa anziché dipingendola direttamente su un supporto, creando il supporto appunto tagliando del legno o comunque dei materiali materici, e quindi ha aggiunto una visione nuova a quello che è l'astrazione italiana. Marta Carmignani di Vinci è amica di lunga data di Marcello e oggi ovviamente non poteva mancare a questo appuntamento. Assolutamente no. Perché non potevi mancare a questo appuntamento? Allora, prima di tutto perché a Marcello gli voglio bene, questa è una cosa così, chiaramente. E poi queste opere non me le aspettavo così meravigliose e sono contenta per Marcello perché è veramente una riscossa per lui. Questa cosa è la sensazione che mi ha data e sono molto felice. Stefano Della Santa di Lucca, ex corridore professionista, quindi collega di Marcello e anche collezionista d'arte, quindi credo interessato a questa mostra anche da questo punto di vista. Assolutamente sì, prima di tutto perché Marcello è un amico, anche se non lo vedevo da anni, e mi ha fatto molto piacere sapere di questa sua attività e di questa sua creatività. Io appunto come appassionato d'arte e collezionista sono venuto molto volentieri quando ho saputo di questa cosa. Mi fa piacere vedere i lavori di Marcello, sia la parte, quelli più gestuali, quelli più d'impatto, sia quelli un pochino più, chiamiamoli, matematici. E mi è piaciuto tantissimo. Poi nella mia città è stata un'occasione intanto per rivedere Marcello, per vedere i suoi lavori, e penso che continuerò a seguirlo. Continuerò a vedere che cosa farà anche nel futuro, come si evolverà, perché c'è già stata una grossa evoluzione nei lavori che ha fatto, e direi in senso positivo questo. Una curiosità, chi andava più forte in bicicletta fra te e lui? Dipende. Ah. Io ero scalatore, lui era un grandissimo passista. Quindi, la diplomazia ti è venuta in incontro. Non, assolutamente non sì. Non hai fatto torto a nessuno. No, direi proprio di no. Marcello è stato un grandissimo. E io mi ricordo quando passai, avevo 20 anni, lui aveva già vinto un'Olimpiade, quando passai dilettante, lui aveva già vinto un'Olimpiade, lo ammiravo, era uno degli idoli di noi giovani. Poi io ho fatto la mia strada, ho avuto forse più fortuna perché sono passato professionista in un momento migliore, però lui ha ottenuto dei risultati da dilettante che i corridori si sognano. Un'Olimpiade non capita a tutti, anzi capita a pochissimi. Enrico Rosteni, comico livornese, è stato nostro ospite più volte in occasione dell'estate di Castiglioncello, dove il curatore Filippo Lotti lo inserisce ogni anno, un suo grande estimatore, e d'altronde sono suoi estimatori anche i tanti bagnanti che ogni estate scelgono Castiglioncello per le loro ferie estive. Oggi è qua e ti vogliamo chiedere qual è il legame che ti lega a Marcello Bartalini. Allora, intanto Marcello Bartalini lo conosco da tantissimi anni. Anche lui è un umorista, diciamo, non un comico. No, no.
diciamo che ha anche una vena umoristica. Sì. No, anche una vena umoristica molto spiccata. Sì, negli spettacoli abbiamo fatto più volte spettacoli insieme, per cui non è una scoperta mia, ma insomma lo sanno un po' tutti che è un simpatico veramente. Ecco, la scoperta di oggi per me, che sono oggi in un mondo di critici d'arte, di persone di cultura elevata, e io ci sto un po' come il capo la merenda, diciamo la verità, però è la scoperta di possiamo dire come il latte sul cacciucco. Bravo, come il latte sul cacciucco. Ecco, però la scoperta di oggi è vedere Marcello Bartalini pittore, che io non sapevo, e quindi per me è una scoperta meravigliosa, perché ho visto delle opere d'arte veramente qualificate, molto belle da vedersi, molto soprattutto la cosa che mi ha colpito, il colore, perché noi, io e Marcello, siamo due persone che vediamo il mondo a colori, è questo che ci piace, l'ottimismo del futuro. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a Castiglioncello. A Castiglioncello, certamente, grazie. Gianluca Rossetti è un chiropratico di Cerreto Guidi, quindi zona empolese, e Marcello di Empoli, anzi di Montelupo Empoli, e presumo, tu, essendo tu un chiropratico, che il vostro incontro, la vostra conoscenza sia dovuta a motivi soprattutto sportivi. Sì, Marcello mi ha contattato non tanto tempo fa e avevo il piacere di sapere di Marcello per le sue vittorie, per la sua storia, e fin da subito abbiamo legato molto, molto bene. Marcello è una persona molto positiva e dai suoi quadri, appunto, come prima è già stato detto, in questi colori c'è molta energia. Sì, molta energia, sì, sì, infatti. E per me è un piacere essere qui proprio per così. Tu l'hai rimesso in sesto non per gareggiare in una gara di ciclismo, ma perché ci potesse finire di regalare questa mostra. In parte forse sì. E come sempre si fa con la chiropratica, per regalare a tutti. Tutti siamo degli sportivi nella nostra vita. E con la chiropratica si cerca sempre di far sì che le persone possano esprimere al meglio il loro potenziale. E qui Marcello di potenziale mi sembra che ne abbia mostrato tantissimo a tutti. Quindi grazie Marcello e grazie per avermi invitato. Grazie a mille. Il signor Francesco Meo è arrivato oggi a Lucca da Cuneo e non so, abbiamo un dubbio che come Totò Marcello abbia fatto il militare a Cuneo. No, sono certissimo di questo. Non sono arrivato oggi, sono arrivato ieri, anche perché Lucca è grandissima, no? E quindi ci siamo un po' persi con mia moglie. Io conosco Marcello da penso 5-6 anni e a me ha sorpreso il suo colore, la sua simpatia è stata sempre immensa e così mi ha meravigliato. Non potevamo che concludere il servizio dopo tante testimonianze raccolte se non con Marcello Bartalini, oggi festeggiatissimo e impegnatissimo nelle pubbliche relazioni, però ha voluto accanto a sé stasera per la conclusione del servizio due figure importanti. Sì, sono due figure importanti nella mia vita, perché qui a mio fianco alla destra Viola, mia figlia. Scelta del nome non è casuale. Sì, la scelta del nome non è casuale, gli empolesi se ne prenderanno a male. Preferivano azzurra magari. Ecco, ecco. E poi alla sinistra Sara, che è come mia figlia, che è acquisita, che sarebbe la figlia di Renza, che è la mia compagna. Allora, cosa ti ha portato questa giornata? Questa giornata per me è stata una giornata emozionante. Stamani mattina provavo la stessa emozione che ho provato il 5 agosto 1984 alla vigilia delle Olimpiadi di Los Angeles, davvero. La vigilia era emozionante, ma anche la conclusione della corsa è stata altrettanto emozionante, perché sei arrivato primo con altri tre compagni, era la 4%, sì. Se non ricordo male. Voglio salutarli, tra l'altro. Ricordiamoli gli altri tre campioni, sì. Olimpici. Marco Giovannetti, Claudio Vandelli, Eros Poli e Marcello Bartalini. Conquistiamo la medaglia d'oro olimpica a Los Angeles e la 4% su strada, sfruttando la tecnologia di Moser, che quell'anno aveva battuto il record dell'ora. Le biciclette lenticolari, le ruote lenticolari, biciclette a corna di bue, tutto questo ci ha portato a noi dei giovanetti. Quando noi ti avevamo un po' perso di vista, almeno i nostri telespettatori ti hanno lasciato nel mondo dello sport, ti ritrovano a pieno titolo nel mondo dell'arte. Puoi in pochi secondi dire com'è avvenuta questa folgorazione, questo passaggio in un mondo molto lontano da quello dello sport?
Allora, prima di tutto vengo da una famiglia di artisti, perché sia mia sorella Daniela che mia sorella Claudia pitturano anche loro. Mia figlia Viola pittura anche lei, quindi siamo una famiglia di artisti. E poi c'è anche la Sara che si vorrebbe dilettare, perché anche lei c'ha la passione dell'arte. Poi, se questa mostra di Lucca la stimolerà, magari presto torneremo. Comunque devo veramente ringraziare tutti, Maurizio Vanni, Parpinelli, il direttore, tutto lo staff del museo, perché questo museo è davvero una vetrina importante per tutti noi artisti emergenti. Vorrei anche fare un appello a tutte le persone che seguono l'arte di portare i bambini a vedere le opere d'arte, perché i bambini sono coloro che un giorno possono raccontare, come ho fatto io con un sogno, un qualcosa che poi rimarrà anche nella storia. Bene, dobbiamo veramente chiudere, perché chiude fisicamente il museo e quindi fra pochi minuti saremo estromessi. Non ci rimane però che invitare i telespettatori per l'ennesima volta a venire a visitare la mostra Colore Assoluto di Marcello Bartalini al Lucca Center of Contemporary Art, che si è inaugurata oggi sabato 30 gennaio, anzi la mostra era stata già aperta al pubblico dal 12 gennaio, il vernissage si è tenuto fino al 14 febbraio, la mostra resta aperta. Nell'occasione, oltre che alle mie opere, io sono un artista emergente, ci sono da vedere delle opere straordinarie di artisti del Novecento come De Pisis, Severini, De Chirico, Tozzi, Campigli e tanti altri. Quindi l'abbiamo già fatto anche in occasione di altri servizi. Questo è un museo che ospita anche mostre di arte contemporanea, ma venendo a visitare queste mostre avete la possibilità di visitare l'intero museo con le proposte artistiche del direttore Maurizio Vanni. Vi ricordo che da oggi al 14 febbraio sarà possibile visitare la mostra dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 con ingresso libero. La chiusura è di lunedì e quindi evitate magari di venire a Lucca nel giorno di lunedì, perché dal martedì in poi avete la possibilità di visitare questa splendida città e questo splendido, altrettanto splendido museo che ospita un'altrettanto splendida mostra di Marcello Bartalini.